Allora, buongiorno, presento, sono Gilda Siniscalchi, capo di dipartimento del Dipartimento delle Politiche della Famiglia e oggi siamo qui riuniti e voglio ringraziare in primo luogo il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, la dottoressa Monteglia, per aver organizzato questo evento e ovviamente ringrazio tutti voi presenti. È molto piacere che oggi presentiamo le linee guida per la regolazione dei processi di sostegno all'allontanamento del minore. Il documento, come molti di voi sapranno, è il risultato di un proficuo lavoro che ha visto coinvolti differenti attori istituzionali a vario titolo interessati nella tutela dei diritti del minore. L'obiettivo principale che si è voluto raggiungere è stato ed è quello di sostenere e prevenire situazioni di rischio del minore, di aiutare le famiglie in difficoltà, di ridurre al minimo eventuali danni psicologici che possono derivare dall'allontanamento del minore dalla famiglia di origine, qualora tale allontanamento sia necessario e inevitabile. Il tavolo tecnico istituzionale che ha elaborato le guida che oggi qui presentiamo ha tenuto ovviamente fede a quelle che sono alcune disposizioni diciamo fondamentali, no? Nel nostro ordinamento comunitario internazionale. In primo luogo la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, che all'articolo 3 stabilisce che tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente. Altro diciamo, faro rispetto all'elaborazione di queste linee guida sicuramente sono le stesse linee guida adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2010 su una giustizia a misura di bambina. Ancora, dare voce ai minori nei procedimenti giudiziari è fatto contenuto anche nella Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata con dalla legge 77 del 2003, che per l'appunto prevede che il minore possa comunque essere parte autonoma del procedimento giudiziario attraverso un proprio avvocato o che tuteli gli interessi indipendentemente da quelli che sono ovviamente indipendentemente. In questo contesto già nel 2010 sono state elaborate risposte apposite a volte a regolare i processi di sostegno e di allontanamento del minore. A 5 anni però di distanza si è sentita l'esigenza comunque di una revisione di queste linee guida anche in virtù di quelli che sono gli interventi legislativi che hanno sono intervenuti nel tempo per modificare anche il nostro ordinamento giuridico. Le nuove linee guida evidenziano invece quali sono le azioni che devono essere poste in essere per prevenire l'evento traumatico dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia, perché sottolineano e ribadiscono con forza che l'allontanamento del minore, ove necessario, deve comunque rivestire carattere eccezionale e temporaneo. L'allontanamento quindi del minore ovviamente deve essere ben ponderato, deve tener conto ovviamente delle esigenze del minore stesso e soprattutto deve configurarsi come la condizione meno pregiudizievole rispetto alla sua permanenza in famiglia. E per fare questo ovviamente è importante però che tutti gli attori che sono coinvolti nel processo siano messi ovviamente nelle condizioni migliori per poter operare e per poter porre in essere azioni positive volte ad accompagnare il minore attraverso un percorso di crescita, di maturazione, al fine di diventare dei maggiorenni responsabili e indipendenti.
E proprio per questo è un nostro preciso dovere quello di riflettere sempre con grande attenzione sul fatto che i minori allontanati, i minori che vivono in contesti familiari difficili, i minori affidati in famiglia o in comunità, saranno puniti gli adulti di domani. E a questi quindi minori va assicurato comunque un percorso di crescita il più sereno possibile proprio per arrivare a questa finalità. E a riguardo i dati che come dal mio senso ci dimostrano come circa 3.000 minori l'anno che superano la maggiore età escono però da questi percorsi di accoglienza sostitutivi della famiglia, che una consistente parte di questa ovviamente si ritrova in grande difficoltà e spesso non potendo rientrare più ovviamente in quelle che sono le famiglie di origine risultano esposti sempre di più al rischio di esclusione sociale o comunque di povertà. Proprio per questo ritengo che il raggiungimento della maggiorità da parte del minore che in questi casi si è ritrovato in affidamento familiare o in comunità debba comunque ritrovarsi in un'interruzione improvvisa di quello che è il percorso educativo a suo tempo avviato, ma richiede invece una differente valutazione anche della situazione giuridica e personale del maggiorenne e prevedere quindi anche nei confronti di questi soggetti che sicuramente si ritrovano in una situazione di grande disagio, strumenti che possono consentire loro di completare il percorso intrapreso durante la minorità, che se per appunto interrotto potrebbe comunque, o meglio, vanificherebbe senz'altro quelli che sono stati gli importanti, considerevoli investimenti umani, relazionali, economici in precedenza realizzati sul loro percorso. Ecco perché anche come Dipartimento della Famiglia stiamo immaginando anche dei percorsi progettuali con fondazioni proprio per cercare di accompagnare verso processi di autonomia personale, sociale e occupazionale giovani maggiorenni privi del necessario supporto genitoriale e provenienti appunto da esperienze come quella dell'allontanamento familiare. Ovviamente affinché ritornando diciamo, a quello che è il contesto dal quale siamo partiti e che poi insomma sarà oggetto di questa giornata di discussione insieme, sicuramente come dicevo è necessario che tutti gli attori coinvolti agiscono in modo sinergico, coordinato affinché si possa poter essere ovviamente quelle che sono azioni efficaci. In merito vorrei ricordare che il Piano Nazionale per la Famiglia sottolinea l'importanza anche in questi percorsi dei centri per le famiglie e sottolinea proprio l'importanza di favorire la crescita o presenti la riorganizzazione di questi centri quali nuovi propulsori di una rete di servizi, di interventi, di soggetti e di azioni integrate che si muovono nel variegato mondo delle politiche, dei servizi della famiglia e della cultura. Proprio questi servizi come Dipartimento oggi sono in una fase di mappatura, proprio perché riteniamo, no? Crediamo nell'importanza di avere un'idea globale sull'intero territorio nazionale di quelli che sono i servizi che vengono offerti dalle famiglie e contestualmente anche parte delle risorse risorse che sono soltanto per il fondo della famiglia
parlano alle regioni per una maggiore anche integrazione, riorganizzazione, razionalizzazione, potenziamento di questi centri per le famiglie. Perché dico questo? Perché in ogni caso prendersi cura dei minori e dei loro diritti significa ovviamente anche occuparsi delle loro famiglie. Se quest'ultime ricevono la protezione e l'assistenza di cui necessitano, anche ovviamente quello che è lo sviluppo e la crescita della personalità dei minori sicuramente sarà più sereno e armonioso. Però non voglio ovviamente togliere ulteriore tempo alla conversazione di questa mattina. Ringrazio tutti.